parliamo dalla cooperativa Aurora, una bella realtà che so che conosci. Sì. È una bella cooperativa, a me piace tanto, proprio già il concetto di cooperativa, l'unione fa la forza, no? Lo diciamo, lo sai, noi lo diciamo all'inizio del tour. Il leitmotiv del nostro tour. Bravo. E lì è veramente, respiri quest'aria di cooperativa, dove assistenza tecnica, e poi hai visto che bell'impianto che hanno fatto, lo conoscerai, no? È un impianto che, come dicevano gli amici di Casa Verde Italia, supporta i consorziati nel momento di basso prezzo del pomodorino, trasformando il pomodoro, essiccandolo. Sono molto, ma molto curioso di vederlo, sai. Ciao Luca, salve. Grazie di averci accolto in questo ambiente che è spazioso, organizzato e soprattutto super pulito. Ed è un ambiente dove chi entra respira subito la sicilianità, perché incontra pomodoro, sia l'accoglienza e tutto. Prima il prodotto e poi il tuo sorriso e la tua disponibilità è fondamentale, cioè si vede il timbro di persona mediterranea. Oggi siamo venuti all'interno della cooperativa Aurora come ultimo punto, come ultima tappa del nostro giro, e siamo molto incuriositi di questo marchio Pomosini. Ci parli un poco del prodotto? Sì, allora tieni presente una cosa, che a prescindere dalle cose mie personali, l'ultimo lavoro che volevo fare è da 20 anni che lavoro qui in azienda nel reparto della commercializzazione del prodotto fresco. Dal 2015 nasce questo progetto di laboratorio di trasformazione di un prodotto tipico del territorio, però diciamo fatto nella maniera diciamo più buona, più concerne diciamo al territorio e tutto, quindi di offrire anche un prodotto con certificazione, un prodotto salubre e un prodotto diciamo di eccellenza. Nasce nel 76, siamo specializzati nella produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, in particolare tutte le varietà di pomodoro di nicchia che vengono coltivate qui nel comprensorio di Paghino. E siamo diciamo diventati il fiore all'occhiello del pomodoro, non perché siamo più bravi a produrre, ma perché ha trovato l'habitat ideale il pomodoro qui nella nostra zona. Paghino è il paese più soleggiato d'Italia, ha più di 6.500 ore di luce solare, questa è fonte Istat, il clima mite che abbiamo è un clima mite tutto l'anno, e i terreni di medio impasto e prevalentemente sabbiosi. L'ultima che ha fatto diciamo la ciliegina sulla torta è stata l'acqua di irrigazione. L'acqua di irrigazione perché abbiamo un'acqua salmastra. Essendo che siamo sulla punta estrema, quindi il mare attraverso le falde acquifere entrano nel sottosuolo, quindi si va a mescolare acqua dolce con acqua salata. Quindi più ci avviciniamo al mare, più salata è l'acqua, più dolce è anche il pomodoro. Più ci allontaniamo diciamo dalla costa, si allontanano anche le sedi di produzione, si avvicinano altre colture, peperoni, melanzane e via dicendo. Il laboratorio invece di trasformazione nasce nel 2014, diciamo alla fine del 2014, diventiamo operative nel 2015. Siamo gli unici sia nel territorio sia a livello anche nazionale ed europeo a fare il pomodorino a marchio IGP secco, perché una volta che viene fatto già da un pomodorino fresco a marchio IGP, trasformato nel comprensorio con autorizzazione sanitaria e tutte, siamo l'unica azienda come ora nel 2021 a fare il pomodorino a marchio IGP, sia il ciliegino che il datterino. Noi sfruttiamo direttamente il pomodoro di nicchia o ciliegino o datterino, perché è inutile fare altre varietà di pomodoro quando già in commercio già ci sono. Allora, tenete presente una cosa, sono ormai per legge si devono fare dentro dei forni ad aria calda, quindi con autorizzazione sanitaria e tutto, perché si deve tutelare il consumatore. Sono prodotti tipici del territorio, quindi vengono fatti ancora dalle persone, diciamo, privati, anche stese al sole, però igienicamente non è un prodotto tutelato. Quando uno fa un pomodoro essiccato al sole, significa prendere il pomodoro, tagliarlo, salarlo, metterlo al sole e andarlo a ritirare dopo 4-5 giorni. Il metodo di conservazione è spollentare con acqua calda e cera. Allora Giuseppe, eccoci qua, siamo in questa conoscenza in comune che abbiamo,
agrotecnico Acquaviva, questa bella realtà, la cooperativa Olo. È un piacere oggi essere qua perché secondo me è proprio la cooperativa il simbolo dell'unione, no? L'unione fa la forza. E in questo progetto, quindi come ultima tappa del nostro tour, dove abbiamo iniziato questa esperienza di collaborare insieme, secondo me è giusto chiudere qui in questa cooperativa. Chiudiamo anche in una terra interessante dal punto di vista agroalimentare, il pomodorino è l'espressione della terra di Paghino appieno, dicevamo prima, è l'espressione dell'acqua, è l'espressione della salinità, della luce, del raggiamento solare e della finestra temporale dei raggi solari incidenti sulla cultura, ma è anche l'espressione di una terra che è fatta di cultura nei confronti del pomodoro. E il DNA che è della terra, portato su tutto, noi lo vogliamo mantenere intatto, quindi i sapori e gli odori li vogliamo mantenere intatti fino ad arrivare sulla tavola del consumatore. E a questo la cooperativa Aurora, il marchio Pomosì, ci sa dare qualcosa, ci sa dare un aiuto, ci spiegherà come vuole. Certo, naturalmente la nostra forza sono i nostri soci per la cooperativa, senza i nostri soci la nostra forza non è. E quindi il nostro territorio deve restare tale e quale, non si può clonare. Ecco, il nostro territorio è il punto di forza della nostra struttura, quindi il marchio Pomosì naturalmente è stato voluto dalla nostra amministrazione e quindi da qui il tour. Qual è il servizio che voi offrite ai vostri consociati? Allora, un servizio interessante anche dal punto di vista sociale. Praticamente noi siamo una quarantina di soci e gli offriamo l'assistenza tecnica, quindi dalla piantina fino ad arrivare al polietilene, fertilizzanti, prodotti chimici, ma il nostro obiettivo è quello di far avere la sostenibilità praticamente su tutto. Quindi parliamo anche di irrigazione, parliamo delle nostre acque che sono salmastre, e quindi cerchiamo di fargli utilizzare prodotti che abbiano degli ottimi risultati sulle piantine, perché con le acque salmastre si produce, le produzioni sono minori però di ottima qualità. Quindi vi siete specializzati in un areale particolare, proprio unico. Lavorare con salinità così alte è una peculiarità solo di questo posto. Certo, solo di questo territorio, perché il pomodoro dolce viene per questo motivo, per le nostre acque che sono salmastre, altrimenti il pomodoro non verrebbe così dolce. E infatti è stato stimolante in questi anni lavorare con voi, sia con Irrita che Frizzi, perché la nostra esperienza che è globale, però come si è avvicinata all'esperienza vostra di una peculiarità di un territorio particolare. Come nasce l'idea di creare della frutta secca, cioè dei pomodorini secchi da poter commercializzare con il marchio Pomosì? Certo, naturalmente praticamente ci sono momenti che il pomodoro scende di prezzo, quindi abbiamo cercato di capitare questa opportunità, che quando il pomodoro scende di prezzo noi lo trasformiamo e quindi abbiamo l'opportunità in più per poter realizzare un prezzo più alto. E questa secondo me è proprio la sostenibilità massima. Invece di sprecare il prodotto andrebbe magari distrutto, perso, esatto, o svenduto, esatto, senza dare soddisfazione, sì, dai nuova vita e soddisfazione all'agricoltore. È il perfetto coronamento del nostro futuro, perché sì, davvero questa è la sostenibilità che trova nell'economia il compimento. Non è sostenibile se non c'è complimento all'interno del mondo. Certo, è così. Beh, complimenti. Complimenti. Beh, grazie mille. Grazie. Presso la cooperativa Aurora, Irritec ed FMC insieme per un'agricoltura sostenibile.